Questo TGDO è offerto da Fairtrade Italia e da Orva. Nel canale Drag nasce Drugstore Retail. IGD, piano da 50 milioni di investimenti. Tacco Fashion, bond da 350 milioni. Gruppo Vegè festeggia 65 anni di attività. Pinsami prevede più 60% di fatturato nel 2024. Nasce Drugstore Retail, la joint venture siglata fra Ergon e GED, catena palermitana con circa 40 punti vendita specializzati in prodotti per l'igiene domestica, il beauty e il personal care. Alla nuova realtà sono già stati assegnati obiettivi ambiziosi per il 2025, che prevedono la realizzazione sia di negozi diretti sia in affiliazione. Il piano di espansione, che avrà un occhio di riguardo per la Sicilia, va oltre i confini della regione e comporta lo sviluppo anche negli altri territori presidiati con 450 punti vendita da Ergon, ovvero Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna. Drugstore Retail ha sede a Palermo e nella fase iniziale si appoggerà alle strutture logistico-organizzative dei due alleati. Al via il nuovo piano industriale di Immobiliare Grande Distribuzione, che prevede investimenti per circa 50 milioni di euro e dismissioni di asset non core per circa 100 milioni, interamente finalizzate a ridurre la leva finanziaria. Gli investimenti dovranno incrementare l'attrattività del portafoglio immobili e ridurne l'impatto ambientale. In particolare, il management prevede investimenti per 16 milioni destinati a supportare la trasformazione dei centri commerciali in ecosistemi innovativi, grazie a tecnologia e digitalizzazione, oltre a 11 milioni per interventi ESG per favorire la transizione energetica e circa 23 milioni per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad allungare il ciclo di vita degli asset. Tacco Fashion si rifinanzia a lungo termine per un valore di 350 milioni di euro. L'operazione permetterà un miglioramento della struttura del capitale e un'estensione a migliori condizioni delle scadenze e dei debiti bancari. Più in dettaglio, l'attuale linea di credito revolving viene aumentata e prorogata di 5 anni a fronte di un'emissione obbligazionaria di identico ammontare. L'architettura creditizia è diretta a sostenere lo sviluppo di una rete che presidia già 17 nazioni europee, con oltre 2.000 punti vendita. Nel nostro paese, dove opera dal 2010, il marchio conta una settantina di indirizzi dal Piemonte al Lazio. Gruppo Vegè celebra il traguardo dei 65 anni di attività nella distribuzione italiana. Fondato il 20 maggio 1959, oggi è il quarto distributore nazionale, con una quota di mercato dell'8,1% e una rete di oltre 3.378 punti vendita in tutta Italia. Negli ultimi 10 anni, Vegè è stato protagonista di una crescita ininterrotta. Ha chiuso il 2023 con un fatturato di 13,78 miliardi di euro, in aumento del 9,4% sull'anno precedente, mentre per il 2024 si prevede un giro d'affari pari a 15,28 miliardi di euro, con un ulteriore incremento stimato attorno al 10,88%. Gli investimenti per il 2024 si sono assestati complessivamente a 380 milioni di euro, con l'apertura di 79 nuove unità, di cui 6 ipermercati, 21 supermercati, un cash and carry, 35 nuovi punti vendita tra specializzati e libero servizio e 95 ristrutturazioni. Un 2024 da ricordare per Pinsami. La previsione di fatturato, infatti, indica un aumento del 18,8% rispetto alle stime, passando dai 33 milioni di euro ipotizzati a inizio anno ai 39 milioni di euro calcolati oggi. L'azienda reggiana, specializzata nella produzione di pinze per la GDO e l'Oreca, continua dunque il trend positivo partito dal 2017, anno della sua nascita, e dopo aver chiuso il 2023 con un più 45% di ricavi, è proiettata a chiudere il 2024 con un incremento del 60% rispetto al 2023.
A trainare la crescita è l'export, che nel 2023 ha registrato un più 125%, con un'incidenza sul fatturato del 55% e che, nelle previsioni di fine 2024, arriverà a coprire il 70% dei ricavi complessivi. Questo TGDO è stato offerto da Fairtrade Italia e da Orva.